Giuseppe Ottaviani, lo vedete qui a Sanremo, 100 anni, campione di corsa ancora adesso, ancora sui 60 metri, mi sembra che detiene il miglior tempo di 14 secondi a 100 anni. È molto divertente anche, è anche divertente, diciamo, la situazione, insomma, in cui ha detto che qual è il segreto di arrivare, insomma, così in modo così bello, no? Giovanile, a 100 anni, è la moglie. Insomma, Carlo Conti ha scherzato con Giuseppe Ottaviani, uno dei più grandi campioni di atletica italiani. E Carlo Conti ha chiesto anche a questo grandissimo personaggio che ancora tanta energia, lucidissimo, a 100 anni che compie appunto quest'anno, 2016, è della classe 1916, e ha chiesto appunto altri segreti per arrivare così bene. Lui ha detto innanzitutto fare le cose con passione, anche grazie anche a internet, no? Ha ringraziato anche internet che è un mezzo per risolvere tanti problemi, che risponde, no, a tante domande di conoscenza. Quindi un messaggio veramente molto bello, una sorpresa che ci è stata data anche all'ultimo momento tra gli ospiti inserito, e fa veramente piacere. Io non conoscevo bene questo personaggio, anzi, sinceramente non lo conoscevo, lo ignoravo, e invece è uscito fuori un personaggio veramente di grande spessore, che ha avuto anche una standing ovation. Qui possiamo anche cambiare intanto il titolo della notizia. Questo lo dedichiamo appunto a Giuseppe Ottaviani, il campione del mondo anche dei 60 metri. Hanno fatto vedere il video con la canzone, con il brano classico cantato da Pavarotti, dalla Turandot, mi sembra, no? All'Alba vincerà, corre a 100 anni e nei 60 metri battendo anche altri suoi coetanei. Un grande messaggio quindi di Giuseppe Ottaviani, esaltato anche dall'applauso dell'Ariston. È stato piacevole anche averlo incontrato, averlo conosciuto e visto sul palco importante del Festival di Sanremo. Ma torniamo al festival in sé, che ha visto anche l'esibizione di un gruppo importante, anche se comunque possiamo dire ormai orfano del suo leader carismatico e fondatore e cantante. Sto parlando appunto dei Dear Jack, però interessante la canzone dei Dear Jack, che si intitola, hanno cantato per terzi, la canzone si intitola, scusate un attimo, no, un momento, non ricordo a memoria ancora, comunque è gradevole, mi è piaciuta averla come primo impatto. La canzone è Mezzo Respiro, appunto, una canzone di Roberto Balbo, Stefano Paviani, lei nel Riflessi, che è il cantante di colore che c'è attualmente, e Claudio Corradini, appunto orfani di Alessio Bernabei, che è il nuovo, che ha intrapreso una nuova carriera da solista e che è presente anche al Festival di Sanremo. Canterà, credo, domani come ultimo concorrente di domani, in scaletta, al decimo posto. Quindi domani sera tardi, in tarda serata, potremmo goderci anche di Alessio Bernabei, che è andato tra i favoriti. Di Dear Jack invece non erano quotati veramente molto alti. Sto cercando delle immagini appunto dei Dear Jack, che abbiamo anche qui in repertorio, e devo dire quindi che eccoli qui nella formazione, quella diciamo, eccoli qui appunto, che si sono esibiti prima di Giuseppe Ottaviani. Mentre è uscito anche fuori in grande forma il maschio Gabriel Garco. Io scherzo nel chiamarlo maschio, perché appunto no, è risaputa la sua ambiguità, no? Per quanto almeno l'ambiguità con cui, no, lui anche un po' gioca tra appunto effeminatezza, se così si può dire, e mascolinità. Lui non è dichiaratamente gay. Alcuni, dato la sua bellezza, i suoi modi di fare, la sua raffinatezza, hanno posto dei dubbi: è gay, ama le. Altri invece dicono no, è bisex, altri dicono no, è uomo, è maschio e basta, insomma, è etero. Insomma. Quindi, allora, ecco. Oh, scherzo anche io, ovviamente, andando a stuzzicare questa cosa, però ovviamente
la bellezza di Garco, è indiscutibile che al di là poi dei suoi gusti e delle sue preferenze, che comunque sono fatti suoi, è comunque ammirato, quindi sia forse anche per avere una approvazione bipartisan, no? Come si dice, a 360 gradi, trasversale, e avere più pubblico, più successo. Garco gioca anche su questa ambiguità, quindi mi permetto ogni tanto di dargli del maschio, così non avevo per scherzare. E quindi un Garco che poi crea invidia anche in uomini e in tante altre, proprio per la sua strepitosa bellezza. È stato poi, ma di Garco ne parleremo dopo, e non voglio divagare, Garco in grande forma, ha avuto anche purtroppo la spiacevole incidente, ma ci andiamo a sentire Deborah Jurato con Giovanni Cancamo, a più tardi.